Ciao amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ti racconto una storia. Oggi, durante il nostro incontro, abbiamo parlato di Luigi Pirandello, abbiamo analizzato la vita e le opere, sia narrative che le opere teatrali, del grande drammaturgo siciliano, premio Nobel per la letteratura. I personaggi di Pirandello sono tutti intrisi da una vena di follia. Cercheremo oggi di analizzare, in questo video, di analizzare proprio da dove deriva questa pazzia dei personaggi pirandelliani. Proprio Pirandello e la pazzia è la storia che voglio raccontarvi oggi. Quanto la vita privata degli scrittori influenza, nella gran parte dei casi, in maniera preponderante la loro produzione letteraria. A questo proposito vorrei parlarvi di un periodo della vita di Luigi Pirandello che a mio avviso ha finito per influenzare in larghissima parte la sua poetica sia letteraria che teatrale. Mi sto riferendo al matrimonio di Luigi con la moglie Maria Antonietta Portulano. Un matrimonio che è stato felice solo durante i primi anni, fino a quando, cioè, la donna non ha iniziato a dare cenni di forte squilibrio mentale. Luigi Pirandello convolò a nozze il 27 gennaio 1894. Si trattava di un matrimonio d'affari, praticamente un matrimonio combinato e deciso dal padre di Pirandello, Don Stefano, e dal padre di Antonietta, un suo ricco socio. Questo dopo che Pirandello aveva rotto un precedente fidanzamento con la cugina. I due giovani, prima di sposarsi, non hanno praticamente avuto modo di conoscersi, se non in brevi incontri di 2 ore, avvenuti durante il mese precedente alle nozze. Si conoscono a fine dicembre e si sposano a fine gennaio. Incontri che non hanno mai portato avanti da soli, ma sempre con la presenza vigile della madre di Antonietta e di Lina, la sorella di Luigi. Nonostante le premesse, fu un matrimonio inizialmente felice, perché i due impararono fin da subito ad amarsi. Questo noi lo sappiamo dalle numerose lettere di Pirandello ad Antonietta. Sapete, mio padre si chiamava Luigi, come Pirandello, e mia madre si chiamava Antonietta. Ma continuiamo la nostra storia. La loro passione li portò ben presto a diventare genitori per la prima volta nel 1895, con la nascita di Stefano, il primogenito, con cui Pirandello avrà sempre un rapporto che possiamo definire particolare, anche qui rapporto definito dalla loro corrispondenza. A distanza di pochi anni dalla nascita di Stefano, segue Rosalia, Lietta, che vedremo che avrà una fine infausta, e per concludere con l'ultimo genito, Fausto. Anche dal punto di vista economico, le cose sembravano andare piuttosto bene, grazie soprattutto alla dote 75.000 lire, che a quell'epoca vi assicuro erano un bel gruzzolo, e i due decisero di trasferirsi a vivere a Roma. Nel 1903 però le cose per il nostro Pirandello iniziarono a prendere una piega diversa. Suo padre, tempo indietro, aveva acquistato una miniera di zolfo. Voi sapete, la Sicilia è ricca di solfatare. Nelle vicinanze di Girgenti, l'antico nome di Agrigento, dove nacque Pirandello. E in essa aveva investito anche una parte della dote di Antonietta. L'investimento sembrò fruttuoso sia per il padre che per il figlio, portando a notevoli guadagni di cui poté godere anche la famiglia di Luigi. Ma un giorno, d'improvviso, la miniera si allagò e di conseguenza andarono in fumo tutti i guadagni di Don Stefano e di Luigi stesso. Subito Don Stefano scrisse una lettera al figlio, che ancora abitava a Roma, ma a ricevere e a leggere la lettera non fu Luigi, bensì Antonietta. Riporto un passo della biografia di Pirandello scritta magistralmente da Andrea Camilleri, che racconta il momento in cui Antonietta legge la terribile lettera del suocero. Era la fine
e Don Stefano scrisse tutto al figlio, se non che la lettera, essendo Luigi a scuola, Pirandello in quel periodo lavorava come insegnante di lettere presso un istituto femminile, venne consegnata ad Antonietta, la quale, come abitualmente faceva, riconosciuta la grafia del suocero, l'aprì e la lesse. Qualche ora appresso Luigi, tornando a casa, trovò Antonietta semiparalizzata sopra una poltrona, gli occhi persi, distrutta. È l'inizio dichiarato di quella malattia mentale che avrà nei primi anni alti e bassi, ma che peggiorerà con il passare del tempo. Fino a quel momento, la pazzia della donna rimase piuttosto latente, sebbene fosse già chiaro che soffrisse di nervi e fosse d'animo fragile. Ma probabilmente fu questo brutto ed improvviso evento che segnò l'inizio della fine di un matrimonio felice e normale e che inevitabilmente fece scivolare Antonietta nell'abisso della malattia mentale. Come suggerisce giustamente Camilleri, è stato questo l'evento scatenante che ha peggiorato inevitabilmente la situazione mentale di Antonietta e, di conseguenza, la vita del nostro drammaturgo. Prima di allora, sebbene pare che tra i due coniugi non ci fosse troppo dialogo, il matrimonio era sostanzialmente felice. O così lo percepiva Luigi, una persona che si è sempre dedicata alla famiglia, lavorando assiduamente come insegnante e come autore, sia prima che a maggior ragione dopo la disfatta economica della miniera di Zolfo. Antonietta, sebbene grazie alle amorevoli cure del marito, riuscì in un primo momento a riprendersi, ma finì per diventare assurdamente gelosa del marito, facendo diventare la vita di Pirandello un vero e proprio inferno. Le scenate di gelosia di Antonietta, giorno dopo giorno, si fecero sempre più frequenti e violente. Antonietta era gelosa di qualsiasi donna che intrattenesse anche un semplice dialogo col marito. Non vedeva di buon occhio le sue allieve e tantomeno le attrici che incontrava a causa del suo lavoro di drammaturgo. Pirandello, dopo 5 anni, confidò questa sua triste situazione a un suo fraterno amico, Ugo Oglietti, parlando apertamente della pazzia di Antonietta, forse per la prima volta. «Ho una moglie, caro Ugo, da 5 anni pazza, e la pazzia di mia moglie sono io, il che ti dimostra senz'altro che è una pazzia vera. Io che ho sempre vissuto per la famiglia, esclusivamente e per il mio lavoro, esiliato da tutto il consorzio umano, per non dare a lei e alla sua pazzia il minimo pretesto da adombrarsi, ma non è giovata a nulla purtroppo, perché nulla può giovare». Nonostante questa consapevolezza amara, Luigi Pirandello non sembra avere la forza di prendere provvedimenti per arginare la follia della moglie. La situazione in famiglia è infatti sempre più insostenibile. Questo perché è la situazione mentale di Antonietta che, anziché migliorare, peggiora inevitabilmente, al punto che raggiungerà un punto di non ritorno. Supererà ogni limite. Non solo le allievi e le attrici vengono viste come rivali, ma addirittura la loro figlia Lietta viene accusata di essere l'amante del marito. Dapprima accusa la figlia di volerla avvelenare e la costringe ad assaggiare per prima i piatti preparati in casa. Poi arrivano le accuse ancora più pesanti da sopportare. Accuse di incesto tra il marito e la figlia. Accuse che per la giovane Lietta sono così dolorose da farla arrivare al punto di impugnare una pistola e uccidersi. Suicidio fortunatamente solo sfiorato, in quanto l'arma si inceppa. Ormai Pirandello, assieme ai figli, si rende conto che non è assolutamente in grado di gestire la follia di Antonietta. E così, nel gennaio del 1919, prende la decisione, dolorosa senz'altro, di internare la moglie in una clinica psichiatrica di Roma. Nel certificato medico del dottor Montesano si legge che Antonietta Portulano era affetta da delirio paranoide, che la rendeva pericolosa per sé e per gli altri. Luigi non ebbe forse il cuore e il coraggio di portare la moglie in un istituto dove era consapevole avrebbe finito i suoi giorni. Furono i figli Stefano e Fausto ad accompagnare Antonietta in quella clinica,
dove morì 40 anni più tardi. I primi tempi Luigi andò spesso a far visita ad Antonietta, ma ogni volta per lui, come si intuisce dalle sue lettere al figlio Stefano, si trattava di un'esperienza assai dolorosa. La moglie si mostrava sempre più gelosa e arrabbiata col marito e proprio all'interno dell'istituto si lasciò andare completamente alla sua follia. Pirandello finì quindi per dedicarsi anima e corpo al proprio lavoro, alla stesura di novelle, di romanze e di opere drammaturgiche e a viaggiare in lungo e in largo per l'Italia e l'Europa. Questo gli porterà enormi successi, le sue opere teatrali saranno rappresentate in tutti i teatri del mondo e a essere glorificato con il premio Nobel per la letteratura. La sua famiglia, felice e unita di tanti anni indietro, è ormai solo un ricordo pieno di malinconia. La famiglia di fatto non esiste più, sebbene dall'epistolario di Pirandello si evinca che abbia sempre mantenuto stretti contatti con i figli. Alla luce di questa sua segnante esperienza, forse è più comprensibile perché Pirandello fosse così ossessionato dalle mille sfaccettature dell'io di ogni persona inserita nella società. Come è noto, ha infatti sempre sostenuto nelle sue opere letterarie e teatrali che ogni individuo inserito nella società assume atteggiamenti e maschere differenti a seconda della situazione. Una pluralità di io così vasta che è praticamente impossibile per le persone essere veramente se stessi. Basti pensare uno, nessuno e 100.000. Una crisi dell'io che difficilmente si può risolvere razionalmente. Non c'è quindi da sorprendersi del fatto che tantissime produzioni letterarie e drammaturgiche di Pirandello siano incentrate sulla pazzia, sia essa vera o presunta. Fa poca differenza. Un altro esempio esplicito di questo suo pensiero sono sicuramente le opere teatrali Il berretto a sonagli, scritto nel 1916, e L'Enrico IV, composto nel 21, che vi consiglio caldamente di leggere. Molti biografi si chiedono come mai Pirandello abbia vissuto tutti questi anni al fianco di una donna che, evidentemente, non era più la stessa che aveva sposato. Che gli sia mancato il coraggio, che si sentisse in dovere in quanto marito di non abbandonarla, e in questo probabilmente anche la sua sicilianità ha un ruolo. Pirandello rimarrà sempre profondamente siciliano. Ma forse non si era mai reso conto di quanto grave fosse la situazione della moglie, o magari non poteva accettare che Antonietta fosse pazza e negava l'evidenza. Non sapremo mai cosa Pirandello pensasse veramente di questa sua brutta situazione. Ad ogni modo è probabile che, anche grazie a questa sua terribile esperienza, Luigi Pirandello ci abbia lasciato capolavori letterari e teatrali famosi in tutto il mondo e che ancora oggi vengono letti e interpretati in Italia e all'estero, e soprattutto che mantengono una forte connotazione di contemporaneità. Pirandello sembra scritto ieri e non 150 anni fa, o giù di lì. È senz'altro vero, insomma, che nell'arte, letteratura o teatro, si può trovare una valvola di sfogo per superare le difficoltà della vita. Ed è questo quello che ha fatto probabilmente uno dei più grandi drammaturghi che sia mai esistito. È tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre. Ci vediamo presto, grazie mille.